con il consigliere comunale Alessandro Perini in Piazza della Repubblica, una contromanifestazione a quella degli amici del tunisino deceduto mentre scappava dalla polizia e affogato nel fosso. Ecco, come mai siete qui voi? Siamo qui per chiedere di mettere giù le mani dalla Polizia di Stato. Si sta approfittando di una tragedia per attaccare la polizia, disarmarla, allontanarla dal territorio, quando invece c'è necessità di avvicinarla, di aumentarne il numero di agenti, di pattuglie. Serve più polizia, più controllo, più presidio del territorio. Qualcuno si sta approfittando di questa tragedia per allontanarla ancora di più e lasciare la città in mano ai delinquenti, all'anarchia e all'autogestione della giustizia. In uno Stato di diritto invece la giustizia viene applicata dalle autorità preposte, la legge viene garantita dalle forze dell'ordine e questo è quello che chiediamo, quindi è una battaglia in favore delle forze dell'ordine, degli uomini e delle donne che indossano la divisa e in favore della legalità, che chiediamo venga ripristinata in tutta la città, perché ci sono troppe sacche dove la situazione è amministrata dal più forte, come in una giungla. Senti, parlando, intervistando la coordinatrice responsabile di Rifondazione Comunista per l'immigrazione, ci raccontava che hanno già messo, diciamo, un avvocato e che questa persona sia stata spinta giù, da quanto pare, a quanto sembra, da parole, così, ecco, cosa ne pensi? Spinta giù dalla polizia? Io onestamente mi fa abbastanza ridere la situazione, pur nel rispetto della, ovviamente, di quello che è un fatto tragico, però ecco, ora che la polizia affoghi le persone è una situazione che fa ridere. Ci vorrebbe l'avvocato, ma per difendere da queste accuse infamanti. Ma non a caso, quando la sinistra, il Partito Democratico a Livorno ha voluto istituire il garante detenuti, io ho provocatoriamente suggerito di istituire un garante ma per gli agenti di polizia, perché qui la situazione è ribaltata, a rischio e in pericolo sono gli agenti. Però attenzione, che una certa sinistra faccia una battaglia per disarmare la polizia e per renderla innocua è una battaglia che ormai risale ai decenni, quindi è un tentativo noto e arcinoto. A Livorno stanno cercando di portarsi avanti, perché in altre città quello che accade qui con una manifestazione di tunisini contro la polizia fa ridere, è una barzelletta, altrove si ride di una barzelletta. Contro la polizia, loro li abbiamo intervistati e uno ci ha raccontato che intanto la manifestazione è per avere giustizia, vogliono sapere cosa giustizia è successo. No? Quello lo faremo dire ai magistrati quello che è successo, però io ho letto sul muro e sugli striscioni che loro, non altre persone, hanno attaccato, le scritte che loro hanno fatto sul muro imbrattandolo, voglio vedere Salvetti se farà cancellare le scritte, e lì c'è scritto polizia bastarda, quindi non è vero che non attaccano la polizia, l'attacco è alla polizia. Hanno anche parlato di razzismo, perché loro hanno detto che la polizia è razzista nei loro confronti, cerca solo loro e quando li trova li picchia, li portano addirittura nei boschi, li picchiano, lasciano lì senza scarpe e li rubano anche soldi. Io davanti alla polizia non sono mai scappato, perché non ho bisogno di scappare. Credo che qualsiasi persona, che sia un cittadino italiano, uno straniero, regolare o irregolare, se alla fine non ha fatto niente di male, non ha nulla di che temere dalla polizia o dai carabinieri. Quindi che uno arrivi a scappare e a finire in acqua, da quello che si sa, dalla ricostruzione che si sa, o è caduto o si è buttato. Ora, chi vuole dire che la polizia l'ha ammazzato affogandolo in acqua, insomma, lo deve dimostrare. Dirlo si può dire, però poi lo devi dimostrare. Finché non verrà dimostrato è un'accusa che è ridicola. Ecco, è stato anche definito una vittima del sistema, perché è venuto qui da 5 mesi, chiaramente non aveva documenti e dice magari forse spacciava un po', ma è una vittima del sistema. Ecco, te cosa ne dici di questa situazione? Ma il sistema c'è e prevede che chi vuole venire in Italia deve farlo nel rispetto delle regole. Un sistema sovversivo, parallelo, di chi vuole fare come gli pare, ci sono delle regole e non le rispetta, è un sistema suo, che se poi non lo tutela è un problema suo, se poi viene in Italia e non ti danno la casa popolare ci devi perdonare, ma non è un problema nostro, insomma.